Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Per il Castelfidardo è tempo di derby. Fidardensi, domenica 11 novembre alle ore 14.30, sono attesi al Diana per il derbissimo contro l'Osimana. Un match molto sentito da ambo le parti, già con un antipasto di inizio stagione in Coppa Italia. Con i biancoverdi che arrivano a questa sfida dopo il turno di riposo forzato, visto il rinvio del match contro l'Urbino. Una partita in cui i ragazzi di Mister Marco Giulio Dori vogliono cercare di tornare al successo, che manca da troppo tempo. Consapevoli della forza dell'avversario, ma si sa, i derby sono partite che non hanno bisogno di motivazioni particolari. Sicuramente non mancherà il pubblico delle grandi occasioni a fare da cornice a questa gara di grande fascino, che nelle ultime due stagioni è diventata quasi un must per tutti gli appassionati del calcio regionale. Siamo qui con Dawit Fossi. Dawit, partiamo dalla prossima partita, una partita molto importante e molto sentita tanto dalla squadra quanto dalle tifoserie, quella contro l'Osimana. Che match ti aspetti? E in primis mi aspetto appunto un match molto difficile contro una squadra molto importante, una squadra che è stata molto in questa categoria, ma cercheremo di fare il più possibile per agguantare la vittoria. Ecco, venendo a te invece, tu sei uno dei volti nuovi della squadra di quest'anno. Da questo punto di vista, come ti stai trovando sia con i compagni che con lo staff tecnico? E c'è molto agonismo anche per il posto da titolare, però mi trovo molto bene con i compagni e anche col mister stesso. Grazie mille, allora Dawit, buona fortuna e buon lavoro. Eccoci tornati in casa a Castelfidardo Calcio, siamo qui in compagnia di mister Marco Giulio Dori. Mister, partiamo subito dalla prossima partita. E che partita possiamo dire? Un derby molto sentito tanto dalla tifoseria quanto dalla squadra, immagino quello contro l'Osimana. Lo andrete a giocare in questa gara di andata in casa degli avversari, quindi al Diana di Osimo. Che match si aspetta? Sì, andremo a affrontare questa partita doppiamente importante perché ci sono in palio 3 punti e di conseguenza la partita, un derby ad un sapore particolare, ci sarà una cornice di pubblico importante, perciò sarà da stimolo al sottoscritto ma soprattutto alla squadra, di conseguenza faremo di tutto per portare a casa il risultato, insomma. Ecco, tra l'altro ci arrivate dopo un'esperienza sospesa, diciamo quella contro l'Urbino, una partita che è stata sospesa appunto per colpa del forte vento, lo ricordiamo, la giocherete nuovamente il 22 novembre. Come può aiutarvi magari questo fatto di non aver disputato la partita, anche nell'ottica poi di preparazione, di allenamento, anche di riposo? Sicuramente a livello energetico, diciamo così, non abbiamo dato più di tanto, anche se ci siamo allenati la domenica lo stesso. Non abbiamo guadagnato sotto l'aspetto sicuramente delle ammunizioni, delle eventuali squalifiche, sotto l'aspetto degli infortuni, no? Perché una partita può riservare anche problematiche sotto questo punto di vista. Sotto l'aspetto mentale sicuramente qualcosina abbiamo perso, perché logicamente è un conto preparare tutta la settimana per fare la partita e poi arrivi lì, rimani un'ora e mezza in sospeso, non sai se giochi o meno, di conseguenza il discorso mentale va un pochettino scemando. Però ecco, abbiamo avuto una settimana per prepararci bene per questa partita. Penso che determinate partite si preparino un pochettino anche da sole, no? Perché ripeto, è una partita molto sentita, ci sarà una cornice di pubblico importante, di conseguenza sono partite belle da giocare, ma soprattutto per portare a casa il risultato, questo è fondamentale. Grazie mille mister, allora buona fortuna e buon lavoro. Grazie. Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.